Noi dobbiamo contare sull'entusiasmo, quindi c'è un po' di rammarico, c'è un po' di arrabbiatura, perché sono un po' due partite dove abbiamo perso, magari dove non meritavamo, ecco, magari Varese di sicuro non meritavamo col Varese. Col Frosinone abbiamo incontrato una squadra molto dura, molto forte, però nonostante questo siamo andati in vantaggio e poi degli episodi ci hanno portato a non portare la partita a casa, ecco. Sappiamo il Brescia che organico ha e ha degli ottimi giocatori, solo davanti come Caracciolo e Colvi, oppure c'è gente come Bentivoglio, come Benali, Sodigna, che comunque è un ottimo giocatore. Sappiamo il valore della squadra in cui andiamo ad affrontare e sappiamo che comunque anche loro non stanno vivendo un'ottima annata, però c'è da impegnarci e fare risultato. Conosciamo i problemi che hanno societari, però alla fine i giocatori vanno in campo e magari avranno perso qualche punto in passato, ma sappiamo che è un'ottima squadra e che comunque gioca anche la partita. Io ho visto anche la partita con la Ternana, mi sembra che abbia fatto una buona partita, ha creato tanto e quindi sappiamo il valore dell'avversario. È chiaro che comunque dati alla mano stiamo subendo un pochino di gol, ma noi ci lavoriamo sempre, magari ecco, è mancanza magari di cattiveria, di qualcosina in più di sicuro. Che comunque nel lasso di tempo che passa dal battere il calcio d'angolo, la punizione, nel chiamare uomini nelle loro posizioni, gli avversari che magari possono essere da soli, c'è poco tempo, perché comunque noi lavoriamo tutta la settimana, sappiamo che ognuno di noi ha una disposizione in campo dove occupare la parte del campo, quindi c'è poco da c'è da richiamare le ultime sistemazioni, però alla fine ognuno sa che quando va in campo sa la posizione.